Ciao, sono Simone e bentornato sul mio canale YouTube dedicato a chi vuole migliorare le sue capacità di persuasione durante le trattative della vita e portare a casa migliori risultati in termini di soldi, autostima e soddisfazione. In questo video affronto un tema che mi è stato richiesto un mare di volte, ovvero come affrontare e persuadere alcune persone difficili, quelle che dicono di no a qualsiasi nostra proposta, quelli che solo loro sanno come si fa e tutto il resto viene screditato. Oppure che entrano nella tua attività, curiosano, ma se chiedi come puoi aiutarli, no, non cercano niente, no, sanno già tutto a posto. In gergo tecnico vengono definiti gli oppositivi e sono piuttosto semplici da persuadere. Quindi, se anche tu fai fatica a relazionarti con chi ti boccia ogni idea e non accetta nessun'altra soluzione se non la sua, mi raccomando, seguimi fino in fondo, perché dopo questo video vorrei avere a che fare solo con loro. Ok, bene, oggi parliamo di oppositivi. Chi sono gli oppositivi e come riconoscerli? Beh, i tratti distintivi sono piuttosto ricorrenti e snervano la maggior parte di chi non ha fatto percorsi di negoziato o comunicazione strategica come i nostri diocantori. Sono quelle persone con le quali più tu spingi e più loro si impuntano e dicono di no. Dalle mie parti vengono definiti i bastian contrari. Per chi non ha un naturale profilo di resistenza al cambiamento, e fra poco ti spiego di che cosa sto parlando, di questo tipo, relazionarsi con gli oppositivi risulta frustrante e snervante. Ogni tua proposta è no, non c'è mai nulla che vada bene, prenotano la loro consulenza gratuita, ma poi ti dicono che no, non gli serve nulla, sanno già tutto. E allora cosa ci fai qui? Di fatto, quella che mettono in scena è una logica della contraddizione, ovvero sono disposte a contraddirsi per poi negare di averlo fatto, pur di dire di no e opporsi al processo comunicativo. A volte mostra una sorta di apparente testardaggine così sfidante da risultare appunto in piena contraddizione col buon senso e con l'opinione che avevano espresso poco prima. E questa cosa è davvero esasperante se non si guarda la situazione dal verso giusto. Teniamo presente che non si tratta di un profilo psicologico, ma come dicevo poco fa, di una resistenza al cambiamento, di fronte al quale chiunque mette in atto delle forme di resistenza. Mi spiego, fare un acquisto o accettare un invito o concordare con una proposta fatta da qualcun altro implica un cambiamento, anche piccolo, rispetto alla situazione in cui ci si trova. Se accetto la tua idea, poi dovrò fare qualcosa di diverso da come lo faccio ora. Quindi ci sarà un cambiamento, no? Dovrò uscire dalla mia zona di comfort e spostarmi verso la zona di sfida, ad esempio. Ecco, la natura umana si difende erigendo delle resistenze a questi cambiamenti, che nascondono sempre una paura, per quanto mascherata o inconsapevole sia. È la paura del cambiamento che spinge alcune persone a dire di no a tutti i costi e apparire contraddittori, perché nella loro mente opporsi e passare per testoni e incoerenti è meno doloroso e spaventoso di accettare un cambiamento. Quindi, prima di venire agli strumenti linguistici idonei per gestire queste personalità, facciamo un cambio di punto di vista. E osserviamo chi abbiamo di fronte come una persona in difficoltà nell'accettare un cambiamento anche minimo. Se riuscirai a capire che non ha nulla contro di te o la tua idea, ma che semplicemente quella persona ha paura, come abbiamo tutti, sia chiaro, ognuno a proprio modo ha paura di qualcosa, allora ti sarà più difficile arrabbiarti e magari vedrai la situazione sotto un'ottica diversa. Ancora, può succedere che la paura sia tale da aver calcificato questo comportamento, al punto che l'altra persona perde occasioni nella vita o che le sembra che dire di no sia l'unico modo di avere controllo della situazione. E qui casca l'asino. Come si combatte la paura del cambiamento? Dando all'altro l'illusione di avere lui il controllo della situazione. Se controlli tu la situazione, hai meno paura, perché appunto hai controllo. Ormai avrai capito che spingere con queste persone non serve a nulla, no? Che più tu peroli la tua causa, più insisti e più l'altro punta i piedi. Tu spingi e lui si impunta. Quindi quella non è la strada da percorrere, ci siamo. Anche se è quello che fanno tutti. Insistono, insistono, l'altro si impunta, dice soltanto di no e le relazioni di qualunque natura vanno a rotoli. Quindi per venire al sodo, cosa devi fare? Devi aiutarlo ad affrontare il cambiamento, ma a farlo in modo strategico, sfruttando i suoi processi mentali, che ora conosci. E prima di svelarti il segreto, ti ricordo che se vuoi approfondire i modi per condurre in porto con sicurezza qualsiasi trattativa, ho realizzato dei videocorsi ed un ebook in PDF gratuiti, ancora per poco, che trovi in descrizione.
Tra pochi giorni saranno a pagamento e non potrai più approfittarne. Quindi lascia un like, iscriviti al canale attivando la campanellina e scarica il mio materiale gratuito in fretta. Dicevo, il segreto per gestire queste persone sta nell'analizzarne il pattern. Cosa vedi? Che se tu dici che la tua soluzione è la migliore, lui la screditerà e ti dirà che non va bene. Allora, visto che questo modello comportamentale è prevedibile, proponi la resistenza. Vuoi dire bianco? Proponi nero. E lui ci andrà conto, proponendo il bianco. Non ci credi? Fai questa prova. La prossima volta che ti trovi di fronte ad un oppositivo, anziché dire che ne dice di questo prodotto, è il massimo, è proprio quello che fa per lei, e beccarti un bel no di ritorno, prova a dire questo prodotto è il massimo, è esattamente quello che consiglierei agli altri clienti, ma non credo che faccia per lei. Vedrai che la risposta sarà no no, adesso me lo spiega per bene. Certo, questo è solo uno dei tanti stratagemmi utilizzabili, nel nostro percorso di 8 settimane ne vediamo molti. Ma funziona, te lo garantisco, io lo applico da anni e riesco a persuadere chiunque manifesti questo tipo di resistenza ai cambiamenti. E dopo che l'avrai provato, me lo farai sapere nei commenti? Ci tengo e faccio il possibile per rispondere a tutti i commenti che mi scrivete. Ottimo, sono certo che questo semplice suggerimento ti aiuterà molto. Pensa a cosa potrai ottenere iscrivendoti al percorso di 8 settimane con me. Non lo immagini nemmeno. Bene, per questo video è tutto. Per ora non mi resta che salutarti, darti appuntamento al prossimo video e ricordarti che se senti il rumore di zoccoli, devi pensare a cavalli, non a zebre.